Piano città è un piano che il governo ha fatto nei mesi scorsi per incentivare progetti di rigenerazione urbana. E Rimini non è che prende soldi così a caso, 457 sono stati i progetti presentati a Roma, solo 28 sono stati selezionati e finanziati, Rimini è tra i 28 progetti in Italia. Quindi questo perché? Perché abbiamo proposto a Roma, al governo, un progetto, uno stralcio, un intervento su una zona di città dentro un'idea complessiva di città. Noi dobbiamo avere ben chiaro questo tema, cambia il mondo, Rimini non può discutere tutto internamente per poi non trovare mai soluzioni, finanziare con... Noi abbiamo proposto a Roma un'idea di città, noi siamo un puntino sull'asse adriatico che vuole avere meno carico urbanistico, meno cemento, collegare le frazioni, quindi abbiamo presentato l'idea del master plan urbanistico, un'idea di città complessiva che interviene sulla Statale 16, sulle Fogne. E dentro il piano città abbiamo presentato un'idea di città che si rigenera, più bella, più sostenibile, più verde, con meno cemento, e dentro quest'idea di città un pezzo che è la zona sud. Abbiamo fatto colpo perché siamo tra i pochissimi, 28 su 457, ad essere stati finanziati. Interveniamo sull'area per rigenerare l'area urbana di Bellariva e del distretto turistico Bellariva, Marebello e zona sud, intervento da 9 milioni e 2, 7 milioni e mezzo vengono da Roma, 1 milione e 7 lo aggiungiamo come comune per gli interventi. Che tipo di interventi? Abbiamo deciso anche qui una piccola rivoluzione, ascoltando i cittadini, quello che ci chiede la gente, prima di imbellettarci, prima di rifarci, come dire, il trucco sopra, guardiamo la sostanza. Allora, con quei 9 milioni e 2 cosa andiamo a fare? Andiamo a fare interventi sulle strade, sulla viabilità, sulla logistica, sbloccheremo Portofino, faremo un collegamento tra la statale e il mare, rotatorie, strade in sicurezza, ciclabili dove i bambini possono andare in sicurezza, per arrivare al mare, per andare al mare prima bisogna arrivare. Quindi ci occupiamo di strade e di Portofino, poi ci occupiamo, visto che dobbiamo andare al mare, di un mare pulito. E quindi mettiamo l'altro carico, come dire, di risorse importanti per le Fogne. Piano di salvaguardia e balneazione, mettiamo circa 8 milioni per le Fogne della zona sud. Quindi la fossa Colonnella 1, Colonnella 2, mettiamo soldi per fare la dorsale che dalla zona sud porterà le acque reflue nere al depuratore, quindi correrà tutto un tubone, una dorsale, lungo la Statale 16 fino all'Arco d'Augusto per poi portare le acque reflue nere al depuratore. Quindi prima la sostanza, mettiamo mano con questi soldi alle Fogne della zona sud, alle strade, alla viabilità, e poi, come dire, l'imbellettamento. In tutto questo progetto anche una rinegoziazione importante con il privato, che aveva la possibilità, poi chiaramente insomma adesso magari il momento storico non è dei migliori anche per costruire un determinato quantità di metri quadri, anche su quello si sta cercando di ragionare, di lavorare per un'idea diversa. Quindi come abbiamo deciso di spendere questi soldi, 9 milioni e 2, intanto ce li siamo conquistati perché siamo stati, come dire, capaci di fare una buona progettazione. Li spendiamo per le strade, la viabilità a Portofino, per le Fogne, per rimediare, come dire, al problema del mare e per abbattere il cemento, per abbattere il carico urbanistico per quella zona. La logica prima era: tu mi fai qualcosa, una strada, una rotatoria, un sottopasso, e io in cambio ti do possibilità di costruire palazzine. Noi mettiamo in campo una progettazione diversa, delle risorse, anche per scaricare il cemento che, come dire, il privato doveva fare in cambio delle opere. Le opere cominciamo a farle utilizzando anche fondi che ci siamo conquistati a Roma, il privato fa meno cemento e insieme a noi ridefinisce la qualità dell'intervento di quella zona. Questo è l'altro grande principio, quindi viabilità, logistica, intervento sulle Fogne e meno cemento. Ricordo che quella zona ha un carico urbanistico molto forte, dove il privato ha un contratto già sottoscritto, noi stiamo andando a rinegoziarlo. Fai meno cemento perché facciamo meglio, facciamo insieme, facciamo anche con soldi che ci siamo conquistati.